Nazareno. Tu l'hai detto. Guardie, arrestato. Addosso a Gesù e lo arrestarono e lo condussero dal sommo sacerdote Caifa. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne. Allora Caifa chiese a Gesù: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto. Anzi, un giorno mi vedrete seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, è reo di morte. Chi si fa Dio secondo la nostra legge deve morire. Ma ci voleva il permesso del governatore di Roma, Ponzio Pilato, e lo condussero da lui. Lasci libero. Gesù o Barabba? Che cosa dovrò fare dunque di questo Gesù chiamato il Cristo? Ma che male ha fatto? Io non voglio macchiarmi le mani del sangue di quest'uomo. Giudicatelo voi.
lasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» E, sputandogli addosso, gli tolsero da mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crucifiggerlo. Sotto la croce. Sul pendio di questa strada lastricata che discendeva dalla fortezza Antonia, il Redentore, spossato, cade sotto il peso della croce, ma subito si rialza. Non
Gesù, aiutato dal Cireneo a portare la croce. Dalla Veronica. È un atto di coraggiosa pietà quello che si propone qui alla nostra riflessione. Una donna si fa largo tra la folla insolente, si avvicina a Gesù e sopra il suo volto addolorato e sanguinante stende un candido lino sul quale rimane impressa l'immagine del Salvatore. In questo luogo era una delle porte della città. Gesù, varcandola, cadde una seconda volta e più dolorosamente, ma egli trovò ancora la forza di risollevarsi. Thank you.
alle donne di Gerusalemme: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Del Calvario, le forze tradiscono ancora Gesù, che cade per la terza volta. Vediamo in questa caduta l'immagine della nostra ultima ora. Coloro che ci circonderanno faranno del tutto per sollevarci con illusioni e speranze. Inutili riusciranno cure e rimedi. Una sola cosa allora ci gioverà: il conforto della presenza del Signore e dei suoi sacramenti. Thank you.
avviò così verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due. Sulla croce. Thank you.
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?